Cristina, anche quest'anno dei premi straordinari. Sì, guarda, siamo emozionati, ma la cosa straordinaria è che il messaggio che questi personaggi meravigliosi danno, l'impegno sociale, nel senso che ciascuno di noi, anche nel suo piccolo, può veramente dare un contributo importante a migliorare questo nostro mondo. Non dimentichiamo il messaggio che io veramente trovo incredibile di Francis Lappé, la rivoluzione proprio del coraggio, in quanto dobbiamo essere consapevoli che davvero in ogni nostra azione noi possiamo diciamo contribuire a cambiare le cose, a cambiare il mondo, a rendere il mondo migliore. Adoro anche il grandissimo Renzo Piano, che con la sua architettura che vuole incarnare anche un ruolo sociale, perché sottolinea quanto siano importanti le aggregazioni, e quindi la città per eccellenza è il luogo in cui ci si deve aggregare, e quanto sia importante che l'architetto abbia molto ben chiaro non solo il fatto estetico e puramente funzionale, ma un senso proprio di armonia che crei una condizione in coloro che vivono poi quell'ambiente di poter stare bene, di poter relazionare facilmente con gli altri e quindi predisporsi in questo modo al meglio. E poi il grande Javier Marias, che è adorato da tutti proprio per questo suo coraggio, questa sua forza di denunciare veramente a 360 gradi senza farsi intrappolare da alcun ideologismo, che è può capitare perché ciascuno di noi poi ha delle sue idee personali, ma la sua forza è quello di essere veramente oggettivo nel condannare tutto ciò che deve essere modificato nel mondo. E poi Dulcis in fundo, il mitico etologo, che è fantastico in quanto attraverso l'analisi, lo studio del comportamento animale e poi dell'uomo, tant'è che ha fondato l'etologia umana, sottolinea come il bisogno di socializzare sia un istinto innato dell'uomo, necessario all'uomo per fargli, diciamo, perdere quel senso di paura che è legato al fatto di sentirsi solo, e anche in questo caso gli permette di essere positivo nei confronti della vita.